Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Hogwarts Legacy. Iniziamo la puntata facendo un attimo a Upper Oxfield questa cosa di astronomia, tavolo di astronomia e non di astrologia. Aspettiamo la notte. Ti andrebbe di raggiungermi alla sala Ciao, grande? Nati. Non me la passo bene in questo momento. Che è E avrei successo? tanto bisogno di un amico. Conosci il borgo di Pure Poppy. Rivendale? È a sud del castello. Credo che la grotta che Dorran voleva che trovassimo sia proprio da quelle parti. Adesso vediamo. Vediamo, vediamo. Allora. Ecco uno di quei tavoli menzionati dalla professoressa Shah. Si fa così? No, secondo me è tutto il contrario, ragazzi. Perché quelli sono quattro, la testa sta da quell'altra parte. Eccola qua. Leone. Anche questa è fatta, ci dà anche esperienza. Comunque, secondo me, arrivare a livello 40 in questo gioco è estremamente difficile. Allora, facciamo pure gli inferi qua. Confringo! Ok, questi ci danno un sacco di esperienza. Incendio! Perché ancora li dobbiamo fare. Expelliarmus! Defendo! Sono ancora? Ingresso della miniera Alohomora. Però questa qui è l'area iniziale, quindi secondo me non c'è niente di difficile. Le ultime parole famose. Anche perché qua dentro non si riesce ad entrare senza Alohomora 3. Che ragazzi, sbloccatela quando più velocemente possibile. Appena tenete la quest di Alohomora, andate a fare Alohomora 3. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Qua c'è una statua. Vabbè. Abbiamo risolto anche la cripta del tesoro. Ragazzi, le cripte del tesoro sostanzialmente stanno sulla mappa. Voi entrate dentro, ci sta uno scrigno tipicamente. Ci potrebbe essere qualche rebus, qualche puzzle che si risolve e poi dopo scompare dalla mappa una volta che avete fatto. Allora, ci abbiamo Natti e poi c'è quello là del centauro. Facciamo prima Natti, va. Individuo sulla mappa. La sala grande è questa qua. Ok, vai. E ci manca solamente un'altra bestia per il nostro potenziamento al massimo. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Aspettiamo un attimo. Certi giorni sono più difficili di altri. Vediamo che c'è Nati, successo a questo. va tutto bene? Ci sono momenti in cui l'assenza di mio padre passa in secondo piano e per un giorno o due mi sento in pace. Ma questo non è uno di quei momenti. Mi manca correre con lui. Mi manca il Matabeleland. Dovrebbe essere ancora al mondo. Ed è colpa mia se non è così. Non è colpa tua, in Nati, realtà. non è colpa tua. Non avresti potuto impedirlo in alcun modo. È quel che dice mia madre. Ma lui è morto proteggendo me e io non posso che sentirmi in colpa. Mi ritrovo a vivere quel momento più spesso di quanto vorrei. Credo mi sentirei meno impotente se riuscissi a mettere fine ai crimini di Harlow e degli uomini di Rookwood. Ogni giorno in più in cui rimangono liberi è un danno per la società, con persone come Archibald a subirne le conseguenze. Sono d'accordo. Li prenderemo. Non ho mai visto una persona più dedita a una causa. Grazie. Credo davvero che li prenderemo. A partire da Harlow. Grazie per aver parlato con me. Mi ha fatto bene. E si ferma qua. La odio questa cosa. Ok, andiamo a vedere invece Poppy dove sta. Dove è andata Poppy? Guarda qua fuori. Tanto fuori però non è. Irondale.
Potrebbero essere anche abbastanza deboli i soggetti. E poi Come dopo, dico sempre, viaggiare apre la mente. il problema è che questa piattaforma di atterraggio non l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto anche un po' di esperienza. Poi facciamo un video con tutte le piattaforme di atterraggio. Sembra Queste piuttosto buio lì non ci dentro. stanno sulla Non mappa. che questo mi abbia mai fermato. Ma lì dentro dove? Oh, guarda, le api, non ci avevo mai fatto caso che ci stavano le api. Ce l'hai fatta! Ma aspettate un attimo, là ci sta. Qua non siamo alla catacomba, qua siamo a un'altra catacomba. Perché vedete, là ci sta lo stesso segno della catacomba di Sebastian. Poppy, che fai nella palude? Quindi hai avuto fortuna nella biblioteca? Ci sono volute diverse ore e un'infinità di mappe, ma credo che questa sia la grotta di cui ci ha parlato Doran. Notevole, soprattutto perché avevamo poche informazioni. Non ne ho la certezza assoluta, ma c'è una concreta possibilità che non mi sbagli. Ho sentito parlare di una grotta nell'area da cui le persone si tengono alla larga. A me sembra il posto ideale per nascondere qualcosa di valore. È un azzardo, lo ammetto. Ma è plausibile che un oggetto così misterioso possa essere stato nascosto in una grotta altrettanto misteriosa, no? Mi aggrapperei a qualunque indizio a questo punto. Perché le persone Hai evitano scoperto questa perché grotta? tutti evitano questa Perché sono grotta? le api. È una cosa ridicola. Giravoce che faccia impazzire le persone. Però non ho ancora trovato nessuno che potesse confermarmelo con racconti di prima mano. Quindi o sono tutte dicerie, oppure chiunque vi entri poi non è più in grado di parlarne una volta fuori. E diamo Ormai un'occhiata. siamo qui, tanto vale dare un'occhiata. Concordo. Chissà se guardando direttamente una pietra di luna si possa rimanere ciechi. Ma come ti vengono queste cose? Allora, giardino della pietra di luna. Vediamo. Trova la pietra di luna. Revelio! Questo secondo me non ci sono forzieri. Accio! Le voci che girano su questa grotta sono vere, secondo te? Suppongo che lo scopriremo presto. Là c'è una discesa e qua c'è un depulso. Pure Bombarda! bombarda, pure bombarda. Revelio! Andiamo prima da qua che ci sta un altro coso, va. Però mi sa che era da quell'altra parte la strada buona. Perché questo si. Un altro Dagbog aggressivo! Oh! Ma che ci fa questo? Dobbiamo fare il depulso. Incendio! Bombarda! Ma che ti ha preso? Ma come che gli è preso? Andiamo prima da quell'altra parte, ragazzi, se no ci dimentichiamo. Ok, questa è una cosa secondaria. O mica siamo venuti da qua. Revelio! Ma come? Non c'è niente. Due monetine. Ma che fanno i burciani questi nel gioco? Cose di pazzi. Vabbè, continua. Qua ci sta pure una farfalla. Quindi compringo. Confringo! Ligno. No, aspettate un secondo, ragazzi. Là ci sta. Vede? Revelio! Ci sta qualche cosa. Ma dove sta quello scrigno? Non sta da quella parte, sta più giù. Ricordiamo, sì, infatti, perché vedete il corridoio si gira. Si gira. Allora, bombarda. Qua ci dobbiamo portare la farfalla. Questo qua. Revelio! Sono $20. Questo.
portiamoci la farfalla, però non ho capito bene il perché. Revenio. Forse dobbiamo prima distruggere qualcosa. Da sopra c'è anche uno scrigno. Ok, forse ho capito. Allora. Revelio. Depuzzando questo. Depuzzo. Ti fa alzare quella cosa per prendere lo scrigno leggendario qua sopra poco. Scrigno leggendario. Ma vuoi vedere che questo dove stava? No, non è questo, non è questo. Il Pooper. Revelio. Pooper. L'ho detto prima io. Deve essere così che sono iniziate le voci sulla grotta. Si dice che il canto di Pooper porti alla pazzia. Come il canto di Pooper porti alla pazzia? Questa cosa qua non la sapevo. Comunque da là insomma si va probabilmente da sotto. E continuiamo. Qua ci sta un ragno. Action. Revelio. Action. Se la pietra di luna è qui con i Pooper, forse qualcuno può proteggere. Poppy, qua non ci sta niente. Qua ci sta uno scrigno. Un'altra volta questa cosa. Ok. Revelio. Allora, dobbiamo aprire tutte le porte. Incominciamo con la porta con lo scrigno che ci vuole. Quello. Action. E poi. Dove sta? Questo. E una porta. E vabbè. Abbiamo preso anche il forziere orologio. Revelio. Poi dobbiamo aprire. Ma quella là non si. Questo sta dietro. Ma non è che c'è un muro invisibile qua dietro. Qua. Bombarda. Bombarda. Revelio. Qua non c'è nessun meccanismo strano. Ci sono solamente queste cose qui. Vabbè, continuiamo con questi cosi. Allora, quella parte l'abbiamo aperta. Dobbiamo aprire quello lì, che sono i due cerchi. Un cerchio. Prima è Pooper e ora questo. E dove sta l'altro cerchio? L'altro cerchio. Farfalla. La prendiamo un secondo. Dobbiamo trovare delle falene girandole. Ci stiamo lavorando, bella. Allora, poi. Quello sicuramente uno è quello e un altro cerchio. Cerchio concentrico. Un altro invece quattro cerchio. E ancora un'altra cosa. Un'altra falena. E abbiamo aperto tutte quante. Lumos. Depulsiamo. Bisogna depulsare fino a quando non si aprono completamente, sennò poi si richiudono, eh? Sì, le linee sulle pareti sono un indizio per trovare le falene. L'unico problema è che in tutta questa parte di dietro ci sono ben due stanze che non siamo riusciti a capire come si entra. Revelio. E quella più preoccupante è questa qua, però non ci sta assolutamente nessun indizio, tranne qualcosa là che si distrugge. Da questa parte. E questo si va sopra. Secondo me ci si ritorna dopo, perché non è possibile. Oppure c'è qualche altra cosa che bisogna fare. Un'altra. Fa niente. Revelio. Su,
Allora, prima di fare tutto qua ci si può immergere. Secondo me si esce esattamente qua. Vedete, questo era sotto a dove vi avevo detto io. Esatto. Questo è lo scrigno. Sì, sì, era esattamente sotto dove vi avevo detto. Infatti qua esce da qualche altra parte. Incendio. Questo bisogna fare... no, incendio. Bombarda. Bombarda. Rebellion. Per prendere questo. Però non possiamo andare sott'acqua, quindi adesso l'unica strada di uscita bisogna affrontare tutti... sono... quanti sono questi? Confringo. Bombarda. Però qua si combatte, mica si nuota. Oh madonna, qua si nuota. Siamo morti, ragazzi. Perché non possiamo fare niente. Ok. Debuzzo. Bombardo. Confringo. E uno è andato. Eccolo là, dove si è messo quell'altro dubbio? Rebellio. Ah, eccolo qua. Basta andare qui. Espelliamo! Confringo! Vabbè, facciamolo con la magia antica, sennò qua non finiamo più. Oh, abbiamo fatto anche i 10 di dubbio. Rebellio. Ah. Prendiamo questo. Forse da qua si esce. Controlliamo anche da quest'altra parte. Non si esce. I fiori non li pigliamo. Si esce da qua. Però mi sa che un'altra uscita da qua non si torna indietro. Quindi andiamo prima da quell'altra parte. Una volta andati da qua non si torna indietro. Questo è quello lì che abbiamo visto da quell'altra parte. Perfetto. Ah no, e questa è l'apertura. Vedete? Questo è il muro che volevamo entrarci dentro. Quindi ci sta ancora quell'altra parte dietro. Vediamo un secondo che ci sta qua. Questa qui, questa parte qui in live non l'abbiamo fatta. Ci è completamente sfuggita. Cazzo, e ci stava pure il forziere. Rebellion! Però. Ok. Proviamo la pietra di luna. Andiamo per di qua. Abbiamo messo due scrigni, mi sembra. Adesso non ci dovrebbe essere assolutamente nulla dietro, che ci siamo dimenticati. Adesso facciamo pure il video. Allora là ci andiamo dopo. Abbiamo detto questo l'abbiamo. Questo l'abbiamo. Sembra per una questione di completezza. Questo lo prendiamo. E qua sopra non ci possiamo ancora andare, perché dobbiamo risolvere quest'altro puzzle. Allora, per risolvere quest'altro puzzle dobbiamo prendere una falena. Lumos. Brava Poppy. Allora mettiamo qua. Poi depulsiamo. 2, 3, 4, 4, 4. Continuiamo a depulsare. Perfetto. Allora. Come vedete, scompaiono i cosi dove... qualcosa dove ci potevamo tuffare, scomparsi. Per la barba di Merlino, quanta bellezza! Allora, qua ci dobbiamo mettere ben tre falene, però ce ne manca una. Prendiamo quest'altra falena. Lumos. E la andiamo a mettere qua. Ok. Debuzzo. Uno, due, tre. Poi adesso sale quell'altra falena là. Dovremmo aver finito con le falene. Non se ne scende.
È a tempo, ragazzi. Secondo me dobbiamo fare anche arresto un momento. A quello là, però. Andiamo, andiamo, andiamo. Lumos. Ok. Una falena. Due falene. E tre falene. Sta venendo? Prova. Poppy, andiamo. Tra l'altro non bisognerebbe fare anche la guida, secondo me. E questo è tosto. È sfuggito. Un grande Dugbog spinato. Due grandi Dugbog spinati. Dai, ti attacca prima. Una slinguazzata. Ora lo dobbiamo fare così. Bombarda. Si è girato, ragazzi, si è girato, ma dove siamo? Incendio. Quando si gira. Poppy, lascia stare a Poppy. Ehi. Non ti permettere. Allora, questo qua si distrugge. Mi sa che qua dietro non c'è. Ah, c'è un piccolo scrigno. Da là è da dove siamo venuti. Qui abbiamo calpestato qualche cosa. Allora, questo bisogna andarci a nuoto. Cosa strana. Che dici? Diamo. Però. Mi leggi nel pensiero. Lo dice. Ma perché ti fai il bagno? Ma secondo me uno non ci fa caso. Ha quello là da quell'altra parte. Non ci fa caso perché. Quello là. Uno guarda i puzzles. Quei, i funghi non li andiamo a prendere. Se volete andarli a prendere, andate. Guarda i puzzles e non fa caso al vortice dentro l'acqua. Per Merlino, da vicino è ancora più bello. Deve essere qui, me lo sento. Allora, la pietra di luna. Revelio. Qui ci stanno ancora quelle piante strane. Andiamo per di qua? Non ci fa arrampicare. Ce la dobbiamo fare a nuoto. Questa è la stessa stanza, vedete? Confringo. Considerato per cosa sono. Revelio. Mai avrei creduto di essere così felice di vederne così. Confringo. Non saprei. Li sto ascoltando da un po' di tempo e temo di stare iniziando a impazzire. Benone. Stavo pensando che è la prova. Revelio. Che i miei non sono ancora passati e che la pietra di luna è qui. Questo significa che siamo un passo avanti a loro. Ma giusto poco. Provate. Poco, Eccola qua. Proprio come guardare la luna. Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ora portiamolo al cerchio di pietre. Parla con Poppy. Secondo me ci teletrasporta, ragazzi. Brava, Poppy. Alla fine era la grotta giusta. Meno male. Dobbiamo approfittare di questo vantaggio per trovare i pulcini prima dei bracconieri. Come ha suggerito Dorran, dovremmo portare la pietra di luna al cerchio di pietre. Andiamo? Certo. Se partiamo ora, dovremmo riuscire ad arrivare entro sera. Ecco il cerchio di pietre, proprio dove aveva detto Dorran. Ma ora che siamo qui, non sono molto tranquilla. Sapevamo di dover recuperare la pietra di luna, ma Dorran non ci ha detto cosa accadrà quando metteremo la pietra nel cerchio. Di qualunque cosa si tratti, spero c'entrino i bolcini. Già, il tempo stringe, eh? Su, proseguiamo. Siamo quasi alla fine. Mi sa che è laggiù. Cerchio di pietre. Andiamo. No, come ci arriviamo al cerchio di pietre?
Comunque, come sta tua nonna? Niente, abbatte nonna. Ha lanciato un incanto gnaulante e minaccia di trasformare in un mantello il primo bracconiere che si presenta da lei. Mi sento comunque male se penso che sono andati da lei per colpa mia. Sarà felicissima che hai deciso di trovare i Bolcini. Wow. Spero di sì. Nonna capisce quanto sia importante proteggere chi ne ha bisogno. Ma scusa, ma Poppy, perché non abbiamo preso direttamente la scopa? Ok, qua dobbiamo mettere il Bolcino. Dove mettere la pietra di luna? La pietra di luna. Dai, vieni Poppy che ti aspetto. Così la mettiamo insieme. Vai, sei pronta? E qui forse succede una cosa incredibile. Esatto, per cui noi siamo stati mezz'ora quando Tick ci ha detto il fatto della danza dei Moonwolf, che non l'avevamo vista. E sono stato là mezz'ora a aspettare nascosto che i Moonwolf facessero la danza. Oh. Era la danza dei Moonwolf. Sai quanto è raro vederla dal vivo? Avviene solo con la luna piena. Anche se credo che questa volta sia stato merito della pietra di luna. Quel motivo che hanno tracciato per terra è normale? Fa tutto parte della danza. Non ripetono mai lo stesso motivo. Per capire meglio questo dovremmo disegnarlo. Non vedo l'ora di dire a nonna che ho visto la danza dei Moonwolf ben due volte. Mi invidierà molto. L'avevi già visto? La prima volta è stata fortuna. Ero in sella dalla forte e per quello li ho visti. Era la notte... La notte in cui ho conosciuto alla forte, io... Raccontami tutto. Come vi siete incontrate, tu ed alla forte? Mi fa molto piacere raccontartelo. Circa cinque anni fa, alla forte fu catturato dai bracconieri. Inizialmente volevano venderla, ma presto decisero di ucciderla. Presumo ci avrebbero guadagnato di più. Io non ne potevo più. La liberai e fuggimmo. Volammo per non so quanto, finché non vidi alcuni Moonwolf ballare sotto di noi e atterrammo per guardarli. Lo vidi come un segno. Un buon segno. Il peggio era alle spalle. In che senso ne avevi avuto abbastanza e il peggio era alle spalle? La notte in cui liberai alla forte è la stessa in cui fuggii da casa. Dall'accampamento di bracconieri. Vengo da una famiglia di bracconieri. Viene da una famiglia di bracconieri. Diciamo, mi dispiace. Non so che dire, Poppy. Non posso neanche immaginare quello che hai passato. Mi sono sempre sentita diversa da loro, e più crescevo, più diveniva chiaro. La nonna cercò per anni di convincere i miei a mandarmi da lei. Ti basti sapere che, quando me ne andai su alla forte, mi diressi dritta da lei. Che coraggio. Sono felice che tu sia scappata. Anch'io lo sono. Da piccola ho visto così tanti animali che avrei voluto aiutare. Ora è la mia unica missione. Ci stai riuscendo, dai. Stai riuscendo nel tuo intento. Ho ricevuto un po' d'aiuto. Non l'avevo mai detto a nessuno, ma sono felice di avertelo raccontato. È bello avere qualcuno con cui parlarne. Madonna. Nella tenda c'erano tanti bracconieri. Non temevi che potessero riconoscerti? I bracconieri sono nomadi. Molti di quelli presenti qui non sono quelli con cui sono cresciuta. Detto ciò, qualcuno di loro deve avermi riconosciuta, arrivando così a nonna. I tuoi genitori sanno cosa fai adesso? Che hai salvato quel drago dall'arena, ad esempio? Non parliamo, o meglio, loro non mi parlano. L'ultima volta che li ho sentiti erano nel Borneo intenti a far soldi con le acromantule. Tuttavia, non mi sorprenderebbe se gli fossero arrivate delle voci su di me. Ci sono giorni... Cosa si finisce a questi Poppy? Ora che sono più grande, vorrei poter parlare loro. Farli ragionare. Ma purtroppo, temo che le cose non migliorerebbero. Com'è stata la tua infanzia in una famiglia di bracconieri? Quel che ricordo di più è che eravamo sempre in giro. Sulle tracce di una qualche preda da far fuori. Era una vita caotica e pericolosa. Molto poco adatta a una bambina. Grazie di avermelo detto. Dovremmo tornare da Dorran. Deve vedere il simbolo. E abbiamo anche dei bracconieri da sconfiggere. Raccogli la pietra di luna, così posso fare uno schizzo del simbolo per Dorran. Ok.
Ancora parlare. Hai finito il disegno? Ci sono quasi. Credo sia il profilo di un uccello. O almeno così sembra. Il diario non diceva che la chiave per trovare i bolcini è la luce della luna? Ma certo! Ora è tutto chiaro! Dobbiamo informare Dorran. Anche se non saprei proprio dove trovarlo a quest'ora. Forse faremmo meglio adesso arriva. Al castello. Lo cercheremo domani dopo una bella dormita. D'accordo. Questo ci teletrasporta. Se sei pronta, possiamo andare. Però non credo che continuiamo. Continuiamo. Il centauro della pietra. Questa qua è Poppy. Sì, è Poppy. Poppy, di dove vai? Non ci dai proprio più retta. Ragazzi, siamo stati abbandonati. Allora, adesso facciamo una cosa. Però non partiamo per la tangente, ragazzi, perché sennò va a finire come al solito molto male. Allora, ieri non siamo riusciti a prendere questa caverna qua. Mo ci andiamo un attimo. In realtà dovremmo prendere pure questo teletrasporto qua. Il problema è che tutta questa area qua la facciamo un'altra volta. E quel teletrasporto là è abbastanza vicino a quest'altro teletrasporto, quindi facciamo così. Andiamo qua. In realtà potremmo fare anche la prova del tizio. Potremmo andare anche avanti, sì. Non puoi neanche immaginare quanto. Vabbè, oramai siamo qua, vi faccio vedere un paio di cose che sono interessanti. Allora, innanzitutto abbiamo già visto come funzionano le cripte del tesoro, le cripte del tesoro all'inizio della puntata. Poi un'altra cosa importante è che i nemici non fanno il respawn, ragazzi. Sono ragionevolmente certo di questa cosa qua. Dobbiamo andare. Oh, là non ci siamo andati. In uno dei primi dei campi di banditi che abbiamo fatto. E vedere se sono usciti. Che adesso sono passate un certo numero di ore. Guardate qua. E comunque, ieri, nella puntata di ieri, c'eravamo molto vicini alla soluzione, ci siamo addirittura passati sopra. Solo che forse la paura. Ma mica c'è il troll. Quello lì l'abbiamo fatto. Comunque, allora, se vi ricordate qua c'era il coso che bisognava fare con Confringo e l'abbiamo fatto. Però non si trovano apparentemente le aperture. E ieri siamo andati anche sotto a questo ponte. E qua c'era solamente la strada per tornare indietro. Ma non abbiamo notato questo vorto. Questo vortice. Ah, e poi c'era anche un'altra cosa strana. Vedete che ci ha tolto la caverna dalla mappa? Adesso ce l'ha rimessa. Meglio indagare. Se ci tenete il segnalibro sulla cripta, non si toglie. Nel senso, l'iconcina della cripta rimane fino a quando non gli togliete il segnalibro. Infatti pensavo che si fosse buggata. Questo sistema già l'abbiamo trovato in un'altra cripta. Tada, si è tolto adesso. Questo è l'unico scrigno. L'unica cosa per uscire bisogna tornare indietro. Non so se dobbiamo andare a fare anche la prova di Merlino. Ma andiamo a fare la prova di Merlino. C'è una prova di Merlino esattamente qua fuori. La facciamo un secondo per sempre. Per una questione di. Perché non funziona? Sta proprio qua, ragazzi. E poi è anche semplicissima. Che sia una prova di Merlino. Ok, qua bisogna portare le lucciole, quindi ci vuole questo. Lumos! Una lucciola sta qua. Ok,
Un'altra lucciola sta qua. Ah, poi abbiamo scoperto anche una cosa incredibile. Guardate qua, qua ci stanno le lucciole. Spostate. Abbiamo preso le lucciole. Poi, sotto a ponte, speriamo che non si bugga. Però, ho fatte le prove. Non si bugga. Cioè, si possono prendere anche due serie di lucciole. Andiamo sopra. Facciamo l'humus. Ok. Adesso guardate, quando le posiamo... Oh, sono le pecore. No, dovevamo fare le mucche che le dovevamo trasformare. 10 volte. Uno e due, vedete? Le lasciamo in sequenza. Risolto. Non so se le pecore funzionano. Ma mi sembra che era per le mucche il trofeo. Facciamo un secondo la pecora. Pecora. No, 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 no. La lana. Pecora, vieni qua. Non ti permettere. Ti trasformo in gomitolo. Ferma. Guarda. Quando diventa soldi non si può più fare niente. Però sono ragionevolmente convinto che era la mucca che bisognava fare, non la pecora. Ragazzi, qua noi facciamo una cosa, ma andiamo a fare la realtà di Lotko. Eh sì, perché non ci sto più, non ci danno più questo. Poi come mai ci abbiamo già il segnalibro? Forse l'abbiamo preso quando siamo venuti. Sì, l'abbiamo preso quando siamo venuti. E questa miniera, se non mi sbaglio, è pure abbastanza tosta. E ora che combini? Ma facciamo una cosa. Te l'abbiamo detto un sacco di volte, ma tu niente! E guarda ora cosa è successo. Facciamo un attimo un minimo di addestramento qua. Non mi fermerai. Lo so che ci volete provare, ragazzi. Protego, stupefatto, confringo. Le piove. Sbombata. Sbombata ancora prima che tu nascessi. Glacky, expelliarmi. Facile. Le piove. Sbombata. Confringo. Oh, ok. C'è qualcuno? Sei là? Ascolta! Confermo! Expendiamo! Sembra che la magia... Revelio! Ma forse che non c'è niente. Disarmo un nemico, batti la mazza in troll. Ci vuole il troll però, ecco. Ascolta! Mantiene in mezz'aria due nemici per 5 secondi. Ok. Basta fare... Bisogna prendere due nemici e provare a fare... No. Revelio! Adesso non ce ne stanno più due nemici. Ce ne sta uno là. Ma con l'altro non viene perché... Aspetta, dobbiamo fare così. Dobbiamo riaspettare che funziona accio. Ok, vieni qua. Pensi di riuscire a farcela sotto il naso, eh? 5 secondi. 1. 1. 2. 3. No, 1, 2, 3, 4 e 5. Mamma, quando è lento il coso qua. Con adesso un momentum. Vieni qua. Proviamo con adesso un momento. Accio. Bello, dai. Per vivere al nostro accampamento in montagna. Quel mostriciattolo della torre. Accio. Levioso. Dove lo tiriamo? Adesso un momento. Che succede? Adesso un momento. No. Ci siamo riusciti. Expendiamo. Che
cercherò la tua morte. Bombarda. Ok. Adesso è il turno del troll. Lo dobbiamo fare con Flippendo. Uno, due, l'ha preso, Difendo. Carica. Non lo facciamo, aspettiamo un secondo. Stupidissimo. Forse se ci andiamo più vicino ci dà le mazzate. Ripendo. Ok. Difendo. Bombata. Confringo. Confringo. Expendiamo. Difendo. E anche il troll è andato per il mare. Enorme amico. E abbiamo fatto tutte queste imprese nei duelli, però non ce le date ancora, ragazzi. Sapete perché? Perché siamo ancora in combat. Secondo me dobbiamo andare a fare quel nemico che sta là dietro. Anche se è possibile che è questo. No, quelli sono due dupaldi. Accio! Bombarda! Confringo! Adesso? Per me. Forse c'è qualche altro nemico. Qua no. Qua no. Qua? Adesso ce l'ha fatto scomparire. Però ce l'ha date comunque. Le prove. Ok. Questo posto puzza di Ranrok e dei suoi Qui non c'è traccia di Lodgok. Deve essere già dentro. La miniera costiera, ragazzi. Lo sappiamo che se qualcosa ci facciamo pure il tutorial. Andiamo a una partita vecchia, tipo questa. Ok. Tra l'altro ci mancano molte poche missioni per finire. Questa miniera è... Qualcosa non va. Questo posto è puro. Tenere la calma. Proteggimi, stupiditi. Espelliamoci. Ok. Mi sa che questa è la miniera che dicevo io. Sono ragionevolmente certo. Rebellio. Allora, vedete qua non si apre. Teoricamente si potrebbe prendere... Qua c'è uno scrigno. Ci vorrebbe qualche macchinario per aprire questo coso. Però al momento non ce l'abbiamo. Quindi prendiamo la macchina. Questo carrello dovrebbe portare negli abissi della miniera. Andiamo negli abissi della miniera. Esattamente come alla Gringot. Ma stavolta sono io che guido. È solo che è molto più scomodo. Quello della Gringot era molto più bello. Chissà quanto mi porterà. Ranrok sarà contento dei nostri progressi. Chi c'era? No. Questo mezzo, per favore. Quella deve essere la fine della corsa. E siamo arrivati. Allora. Rebellion. Cerchiamo di prendere tutto come al solito. E qua dobbiamo stare pure abbastanza attenti. Questo qua non si distrugge sicuramente. Perché qui vedete che ci sono tutti questi tubi. Questi tubi vanno ad aprire quella manopola là. Il problema è che li dobbiamo attivare. Per attivarli bisogna arrivare. Bisogna premere qua. Confringo! Questa manopola qui. Voi vi chiederete. Ma dove sta? Chissà dove finiscono questi tubi. Perché
Non ci si arriva, vedete, ragazzi. È quella che sta là sopra. La troveremo alla fine. Quindi è assolutamente importante che riuscite. Non è assolutamente importante, però bisogna premere qualcosa, perché mi sembra che poi tra le altre cose là ci sta lo scrigno di quelli là che sono collezionabili. Revelio. Sta dietro a noi, sta dietro a noi. Mi schiaccerò come un gran babbo. Levioso, confringo. Proteggo, stupefatto. Prevedibile. Bombardo. Levioso. Espelliato, dipingo. Stupefatto. Lapis. Ce ne sta un altro, mi sembra. No. È morto. Allora, Revelio. Mo ci dobbiamo ricordare un secondo come funziona il tutto. Quello là penso che lo dobbiamo prendere. Vingardium Leviosa. Alza, alza. Però ci deve essere un motivo, perché da qua sopra non ci riusciamo ad andare. Accio! Vingardium Leviosa. Già. Adesso sì? Adesso sì. No. Alo Mora. Questo l'ho dimenticato. Alo Mora. Revelio! Bombarda! Confringo! Faccio! Revelio! E questo è, ragazzi. Tutta questa fatica per niente. Però forse queste qui sono un sacco di pietre di luna. Vediamo. 3. Ok. Poi entriamo qua dentro. Accendiamo quest'altro coso di fuoco. Così arriva questo. Aspettate un secondo. Qua prendiamo questo, andiamo qua, faccio con questo qua, possiamo fare questa cosa qui, perfetto. Venire qui, c'è anche il troll. Stupido. Ragazzi, forse dovevamo prendere il troll, ragazzi. Ci stanno sbattendo a destra e a sinistra questi. Ok. Uno. Allora, ti credi intelligente? Basta. Fermi. Vieni qua. La mo' la vedete con lui. Noi ce ne andiamo. Stupidissimo.
cosa. Non devi mai abbassare la guardia. Mi ero dimenticato. Aspetta un secondo. Oh, il troll ancora si è ripreso. Fermo, troll. Ok. Poi facciamo un secondo. Penso che ha fatto il troll, sì. Bombarda. Troll rinforzato di livello 32. Non è manco andato a sbattere, ma dai. Proteggo. Dipingo. Bombarda. Confringo. Incendio. No, troppo lontano. Adesso va a sbattere. È andato a sbattere? No. Dipingo. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Ok. Avremmo potuto utilizzare anche la magia antica, però. Allora, questo qua lo accendiamo. Confringo. Mi sembra che c'è solamente quello. Sì. Faccio uno scrigno leggendario. Ta-da. Vabbè, poi a parte queste piccole cose, prendiamo la... riusciamo a prendere la pozione? Mi sa che non ci riusciamo a prendere quella pozione. Revelio. Là ci sta apparentemente un corridoio, ma secondo me non ci si arriva. Perché quello è quel corridoio che sta là sopra, che abbiamo preso prima. Ok, possiamo ritornare indietro. E poi mi sa che questo qua è solamente per bellezza, perché vedete... ah no, 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 ci stanno i tubi che vanno da quella parte. Però non so che cosa... esattamente che cosa... Forse hanno attivato questo. No, questo qui attivava... Revenio. Fermi. Quello lì ha attivato qualche cosa da quell'altra parte. Ci dobbiamo ricordare che qua c'è uno scrigno da prendere. Si va da questa parte. Però non credo che ci azzecca il macchinario che abbiamo attivato. Leviosa. Faccio. Faccio. Inganni in Leviosa. Dai. Aspetta, forse andiamo da qua a prendere la scala. Forziere. Questo. E questo è il forziere con il poggiapiede. Forse prima questo, ragazzi. L'unica cosa è che non ci sono tubi, quindi non possiamo avere la certezza matematica. E qui usciamo esattamente dove stavamo prima. E forse l'abbiamo preso. Mo, la strada è questa qua, però ci sta ancora un altro pezzo. E questo è quello da dove siamo venuti? È quello da dove siamo venuti. Quindi dobbiamo andare da quest'altra parte.
Mamma mia, che casino questo coso. Azzo! Cerca Lodgo. Dopo ci sono un sacco di gente. Un'altra cosa, non usiamo mai le mandragole o le piante, che sono un ottimo, ottima cosa per distrarre tutta sta gente. Ragnarok è qui. Protetto, stupidino, espelliamo, difendo. Glatto. Confringo. Oh, già c'è una... Bombarda! Dire qui è stata una pessima idea. Accio! Proteggo, stupefaccio! Expelliarmi! Difendo! No! Mamma, che mazzata che ci ha dato quello! Non puoi sconfiggerci tutti! Incendio! Stupido! Aspetta un secondo, fatemi prendere questa cosa incendiaria e anche quell'altra incendiaria. Stupido! Incendio! Non te la cade, puzza! Confringo! Ma... Hai un seguace di meno, Ragnarok! Hai un seguace di meno, Ragnarok! E questo dove porta? Sicuramente fuori dal sentiero battuto. Madonna, quanta roba. Questo non ce la facciamo. Allora ragazzi, guardate qua. Qua ci sta questa macchina che si può usare. E qua invece ci sta ancora un altro posto che si scende. E qua ci sta ancora un'altra macchina che si accende. E là ci sta Lodgo. Quindi e questo qua è incredibile. Andiamo un attimo qua sotto. Ma qua sotto mi sembra che c'è questo coso qua. E qua è tutto chiuso, non si passa. Però questa macchinetta qua la dobbiamo prendere. Questo passo qui ci porta esattamente dove vi ho fatto vedere all'inizio, che abbiamo aperto il coso all'inizio, che c'era il forziere della cosa, se si apre questo. Però bisogna aver attivato il meccanismo all'inizio. E mi sa che quel meccanismo che abbiamo attivato a un certo punto sblocca un'altra porta che troviamo proprio all'inizio del dungeon. Che figata sto coso. Questa cosa qui me la ricordo talmente bene perché sono rimasto... Non lo so se piacevolmente o spiacevolmente sorpreso. Comunque, dobbiamo prendere il montacarichi. Spero di raggiungere Ragnarok prima di Lodgok. Revelio! È qua già. Un altro scavo completato. Il mondo magico crolla. Posso mettere fine a questa storia. Devo distruggere la... Non bisogna fare... Il troll.
E poi bisogna fare... Dai un secondo, ragazzi. Là sopra ci sta quello. Ok. Ma mica si è liberato il troll. Le bionde! Confringo! Espelliamo! Adesso si è liberato, però sta solamente quest'altro. Ah, ma come? Okay. Confringo! Bombata! Lo sa? Sbagliato, troppo tardi. Come ha preso? Difendo. Bombarda. Bombarda. Lo spezza il troll. Sì. Ok. Detto tutto ciò, fai crollare tutte le colonne per distruggere la trivella. Rivelio. Però aspetta un secondo. Ah, ma qua non si può andare. Devo trovare il modo di fare quella pallina. Confringo! Revelio! Confringo! Tu... Questo è un vero peccato. Non importa, ne faremo altre. Ho trovato qui fuori che gironzolava. Lord Gok, sei qui per scusarti, fratello? Sono venuto per fermarti. Che cosa mi hai portato? Questo è un colpo di scena, ragazzi. Essere. Per tutto questo tempo tu lo sapevi. Sapevi dove si trovava. No. Va tutto bene? Non ti capirò mai, Lord Gok. Sei così ingenuo. Quella strega voleva solo usarti. Non ti ha mai considerato un suo pari, come tutti quelli come lei. Ti sbagli, Ranrock. I giovani sono i più ingannevoli. Gli insegnano a nascondere il disprezzo per noi mentre ci sfruttano. E pensare che i nostri avi si fidavano gli uni degli altri. Fino a questo momento ho cercato ovunque il deposito finale, tentando di reperire l'ultimo diario di Gradbar. Non ho fatto altro che sprecare tempo. Mentre mio fratello sapeva già dov'era. Adesso non mi servi più. Non mi serve nessuno di voi. Te lo stavo portando. Sei soltanto un traditore. Avada Kedavra! Adesso ci facciamo lo screenshot della puntata. Non ce ne siamo scappati come dei veri codardi, eh? Povero Lord Gok, morto per mano di suo fratello. Non mi stupisce che abbia provato in tutti i modi a farlo ragionare. Allora, usciamo dalla miniera. Questo apriamo. Ora vediamo di uscire da questo posto maledetto. Allora, invece di uscire però adesso, facciamo un attimo una cosa. Perché forse questa porta qua
Revelio. Ci siamo dimenticati uno scrigno là sotto. Vabbè, però là sotto vedete è dove stava quell'altra macchina. Questa porta qui secondo me non si apre, non si apre. Anche perché adesso usciamo fuori un attimo e controlliamo. Abbiamo preso tutti gli scrigni, quelli collezionabili. Tra l'altro dobbiamo andare a vendere pure tutto. Tutto di tutto dobbiamo vendere. Dirò a Fig di raggiungermi nella sala delle mappe. Questo pure ce lo siamo dimenticati. Devono sapere che Ranrock ha il diario e conosce la posizione dell'ultimo deposito. Comprendi la missione principale, la lealtà di Lodgo. Oh, guardate quanta esperienza che ci ha dato. Allora, adesso se andiamo esattamente qua, vedete, abbiamo preso i due forzieri del tesoro che dovevamo prendere. Allora, facciamo... Ci sono altre due cose da fare. Missioni. Nessuna storia disponibile, però dobbiamo andare sicuramente al castello. Anzi, poi facciamo una cosa. Andiamo un secondo alla sala delle necessità. Questa è una cosa brutta. Stanze segrete. Stanze delle necessità. Tic, okay. Pensa che dovresti andare fiero delle pozioni che hai. Andiamo all'equipaggiamento. Andiamo a prendere. Oh, manco abbiamo usato le mandragole qua. Questo qua lo lasciamo. Pietre di luna. Perfetto. 30 pietre di luna. Quando finiremo il gioco ci avremo una montagna di pietre di luna incredibile. Dobbiamo andare alla stanza delle necessità. No, dobbiamo andare alla... Abbiamo una nuova missione che si chiama la prova di... Ah, ma questa è proprio la prova. No, no, la facciamo in un'altra puntata perché questa è lunga. Andiamo a Hogsmeade e vendiamo la roba. Dobbiamo comprare anche lo scrigno, giù l'abbiamo preso. Che piacere rivederti, mio giovane amico. Dove andiamo? Abbiamo sbagliato. Abbiamo tutto ciò che serve agli studenti in materia di pozioni. Dai pure un'occhiata. Ok. Abbiamo deciso che a livello 35 andiamo al negozio e ci compriamo tutta la roba più potente, anche se aumentano l'attacco o la difesa solamente di uno. Perché adesso passare un livello è complicato, visto che abbiamo fatto quasi tutte le pagine della guida pratica. Abbiamo fatto pure un sacco di soldi. Ok, questo. Questo lo vediamo. Però 97-91. Spero di rivederti. Addio per ora. Ok. Adesso ci chiamano i soggetti per fare qualche altra missione. Quindi intanto che ci chiamano, andiamo a fare questa prova di Merlino che sta qua. Così, alla fine delle puntate, puliamo un po' la mano. Anche perché credo che dobbiamo vedere dopo che si finisce il gioco. L'unico modo per livellare è andare e fare le... Guardate, qui sono usciti tutti quanti un'altra volta. Quindi i campi dei banditi lo fanno, rispondo, però ci mettono un po' di tempo. Un secondo. So cosa significa una prova di vino.
forzine. Uno. Revelio. Là ce ne sta una. No, no, quelle sono pietre di luna. Ma che ce ne sta solamente uno? Aspetta, mettiamoci qua sopra. Così abbiamo una visuale migliore della zona. Scusa, uno sta là. Ma non è solo uno, devono essere tre. E questo ci mette un poco di tempo. Lo paldus. Revelio. E poi tra l'altro ce ne dovrebbe stare. Aspetta, cioè, facciamo così. Forse stanno qua dietro. Ragazzi, se da questa cosa qua. Questo è solamente un oggetto che si prende. Infatti. Non... insomma, è impossibile che qua ci sono altro forse. Eccolo qua. Ok, adesso riusciamo a fare la triangolazione. Allora, quindi uno sta qua, uno sta qua e l'altro sta sempre per la legge della triangolazione, dovrebbe stare da queste parti. Oh, si vede quello. Forse sopra la montagna. Revelio. Eccolo qua. Scusa. Oh, ma che è eccolo qua? Questo sta dietro a questa. A questa torre. Confringo. Revelio. Ma no, questo non ce la faremo mai. Allora, proviamo. Allora, uno sta là e un altro sta là. Forse ce la facciamo. Confringo! Confringo. Dove sta? Quello là. Confringo. E quello là. Confringo. Non era poi così complicato, Merlino. Okay. Erano parecchio lente, perché se non ce la facevamo. Ok, e poi c'era anche un altro. Ah, questo però già è fatto. Questo. Questa è la tomba di Cornacchia e l'abbiamo finita. Proviamo a fare questa clip del tesoro. Uno ce ne esce. Uno è impossibile come quella dell'altro giorno. Non ricordo dove ho piazzato quelle trappole. Ah, e poi dobbiamo. Un Faustus, eccolo qua. Sebastian le aveva promesso che se lei l'avesse raggiunto alla catacomba avrebbe fatto in modo che ci fossi anch'io. Ma ora le sta chiedendo di andarci da solo. Andy dice che non sembra neanche più lui. Ti aspetto alla catacomba appena puoi. Spero che il mio messaggio riesca a trasmetterti l'urgenza della situazione. Ok. Adesso tutte e tre le mini quest, quella di Poppy, quella di Natti e quella di Sebastian, ce le dovrebbe dare, no? Allora, facciamo così. Incendio. Bombarda! Confringo! Che è rimasto? Questo. Ah no, c'è ancora quello, vedi? Difendo! Flipendo! Glacius! Ma chissà se viene quello. Zona di morte. Questo lo prendiamo. Secondo me non viene. No, qua bisogna fare l'humus. Perché ci ha dato 20 esperienza? Perché forse è morto il soggetto. Questo qui è un super aiuto per la cosa dell'altra volta. Che faceva vedere che
ci si poteva, era possibile tuffarci per andare da un posto a un altro di una caverna. E vedete, se c'è vedere la caverna segnata, non ve la toglierà la mappa. Confringo! Cosa abbiamo fatto? Però come cambiate il segno? Scompare. Per questo è completata. Ragazzi, dobbiamo fare pure un'altra cosa, ma che finiamo qua. Questa è la prova di Merlino. Vediamo quale altro puzzle ci aspetta. Confringo. Confringo. Nessun puzzle. Oh. Dobbiamo tornare alla stanza delle necessità per un unico buon motivo. Dobbiamo far nascere i bimbi. Così prendiamo sicuramente il trofeo. Bisogna far nascere i bimbi, uno per ogni specie di animale. Secondo me la finisce quell'altro, però non sono sicuro se valgono. Allora, qua vediamo che piccoli ci abbiamo. Ci abbiamo Jobber con Puffskin. Facciamo comunque il fino. Poi dopo le piume le vengo a prendere io, perché ce ne serviranno tante per un super video che dobbiamo fare. Allora, questo dove possiamo andare? Dobbiamo andare qua. Che dovresti andare fiero delle pozioni che hai distillato. Perché certe volte parli troppo. E soprattutto ci devi dare ancora un'altra quest. Non abbiamo visto che ci manca. Abbiamo fatto un Fooper, un Knizzle. Facciamo uno snaso. Un snasino. Questa non è una buona tecnica per spostarsi velocemente. Dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? La stanza sia molto migliorata grazie alla palude. No, questo è l'ultimo perché abbiamo fatto testa all'ippogrifo. Ci manca solamente l'unicorno. E questi qua li abbiamo fatti tutti quanti. Mo ci rimane la fenice, che però non so se si può riprodurre la fenice, perché ci manca un pezzo. Andiamo a ricontrollare. E poi ci manca l'ultimo animale del gioco. Eccola la fenice. Però non ce la dà. Ragazzi, e con questo, mentre spazzoliamo la fenice, ci lasciamo e ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo let's play di Hogwarts Legacy. Ciao.